Ebbene sia, è arrivato il momento di smaltire tutto. Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui con il progetto smaltimento. Ormai non so chi ha seguito il video, il vlog, ve lo lascio giù nell'info box. Perché in quel video vi ho fatto vedere un po' tutta la mia dispensa fitta, cioè farine, burri, eccetera. E vi ho fatto vedere veramente tantissimi prodotti. Quindi questa volta lo dico, mettetevi comodi, prendetevi quello che volete, una tazza di tè, un caffè, un pancake, fate colazione, facciamo colazione insieme, un pranzo insieme. Però ragazzi, vi assicuro che questo video sarà uno dei più lunghi. Ho voluto fare un mega progetto smaltimento. In tanti avete detto perché non regali i prodotti, perché non fai un giveaway. Me l'avete detto in tantissimi, ma ragazzi, io non posso regalarvi prodotti che io ho già aperto, prodotti che stanno per scadere, ma non mi sentirei neanche di darlo ad un parente. Figuriamoci se io ve lo do a voi, cioè assolutamente no. Smaltirò io questi prodotti. E niente, quindi godiamoci questo video, li vedrete spesso nei vlog, che faremo proprio varie ricette. Infatti ci sono davvero tantissime farine, sia dolci che salate, eccetera. Quindi veramente possiamo variare sempre e faremo un po' di ricettine insieme. Non mi darò come nello scorso vecchio video, smaltimento, perché io già lo feci in passato, poi non continuai più perché dovevo provare tanti altri prodotti e quindi avevo lasciato stare un po' questo progetto smaltimento. L'ho ripreso un po' in quarantena, ma poi è di nuovo fallito. Ma stavolta mi metto con tutta la buona volontà a smaltire questi prodotti. Però devo dire la verità che nel vecchio video del progetto smaltimento ve li lascio tutti giù nell'info box. Sono stata molto molto brava e sono stata molto soddisfatta di me stessa perché ho smaltito tanti prodotti. Quindi, visto che io voglio fare una precisazione prima che arrivano vari commenti, io comunque collaborando con un'azienda mi piace testare prodotti e non spararvi lì così il mio codice sconto. No, io prima di darvi una recensione o pubblicarvi uno screen che sia su Instagram o nel parlarvi su YouTube, io voglio testare il prodotto, quindi per me è un grande onore, è un grande piacere testare i prodotti e consigliare a voi per non farvi spendere i soldi inutilmente. Quindi questo è il mio lavoro. Amo fare quello che faccio e quindi continuo. È vero, mi riempio la casa di prodotti, però comunque sono prodotti che non si sprecano, non si buttano, anzi, si reinventano, si fanno dolci, si smaltiscono. Raga, comunque è cibo che io comunque devo mangiare, quindi invece di farmi il pancake la mattina, mi faccio un dolce, cambio un po' gli ingredienti, però non devo stare tutta la mattina a fare sempre pancake, ma è un dolce che mi dura comunque 2-3 giorni perché i miei anche ogni tanto una fettina di dolce la mangiano. Quindi io non mi voglio dilungare più in chiacchiere e direi di iniziare. Vedete un po' tanti marchi diversi, io ho due scatole, tra cui una super enorme e una un po' più piccola, quindi inizio da quella più grande perché ce l'ho qui alla mia sinistra. Allora, pesco proprio così. Il primo prodotto che vedo è questo qui di Bulk. Io ho fatto l'ordine da Bulk l'anno scorso. Ah, vi volevo dire un'altra cosa. Io ho diviso i prodotti non in base alla scadenza a parte, ma anche in base a quando ho aperto i prodotti. Quindi ho voluto racchiudere un po' tutti i prodotti vecchiotti e inserirli in questo smaltimento, perché ho anche altri prodotti scaduti, però sono molto recenti come prodotti, quindi anche in base alla scadenza chi già era scaduto, quindi perciò vedete tanti tanti prodotti. Allora, questo di Bulk Powder è una farina di cocco. Io non so neanche com'è la consistenza, però la userò per fare i dolci. Non l'ho mai provata, l'ho acquistata a Bulk l'anno scorso insieme all'ultimo ordine che feci, proprio perché volevo fare dei pancake al cioccolato con cioccolato e cocco, quindi le ha presi così, ma questa qui sicuramente la userà anche mamma perché spesso fa il dolce a cocco, quindi gliela do a lei, ma poi la userò anche io e via. Ve la mostrerò nei video. Poi ho due prodotti di MGO, nella quale io con questi li voglio smaltire, sono delle farine d'avena salate, le voglio smaltire per fare o dei pancake salati, specialmente gusto barbecue perché era molto molto buona. Però voglio provare a fare anche delle focacce, che 2 settimane, una settimana la focaccia mischiata alla farina normale gusto mediterraneo, un'altra con gusto barbecue,
qualcuna per i pancake e la smaltisco. Quindi allora, sono entrambe vegane, scusatemi se ho questo abbassamento della voce, ma cerco di fare veramente il più, cerco di fare veramente veloce perché altrimenti non ce ne andiamo più. E pensate che sono le 9:50, io sto parlando dalle 8 perché stamattina sto registrando tanti video, quindi scusatemi. OMG, sono vegane e sono 800 grammi ognuno, gusto barbecue e gusto mediterranea. Poi, andando sempre avanti, questa è l'ultima confezione di queste proteine. Ho smaltito anche cioccolato, cookies and cream e adesso mi resta solo gusto vaniglia della Biotech USA. È un marchio che per quanto riguarda le proteine, questa versione qui, che sono Isoway, quindi proteine isolate zero, non mi sono piaciute per niente. Le ho provate a fare i pancake, orribili. Le ho provate a bere con il latte, orribili. Con l'acqua, orribili. Cioè, sono quelle proteine che ti voltano proprio lo stomaco. A me non sono piaciute per niente. Ho provato a fare una cremina, peggio. Però devo dire la verità che nei dolci invece mi piace, forse perché c'è una quantità di farina maggiore, una quantità di albume, di latte, eccetera. Però devo dire che è super super buona. E niente, un'altra cosa che vi volevo dire, ecco, prima che mi dimentico, la volevo dire all'inizio video, ma mi sono completamente dimenticata. Volevo sapere se l'aggiornamento, quando tipo finisco un paio di prodotti, quindi accumulo un po' di prodotti, oppure oggi è 18, vedere il video il 18 novembre dell'aggiornamento dello smaltimento, oppure accumulo un po' di prodotti, tipo una decina, pure 8 prodotti, e farvi un video unico dove ho finito i prodotti, oppure inserirlo nei prodotti finiti. Quindi fatemi un po' sapere come volete, se volete l'aggiornamento un po' di tutti i prodotti una volta al mese, quindi di riparlare, di farvi vedere in base alle grammature quello che ho utilizzato, eccetera, come l'ho utilizzato, oppure fare un video unico. Quando finisco alcuni prodotti vi faccio il video. Fatemi sapere come preferite la tipologia. Allora, quindi queste proteine a gusto vaniglia da smaltire assolutamente. Questi fiocchi che ho preso su All Supplement, io i prodotti che vi mostro in questo video, che potete trovare su All Supplement per la vostra comodità, ve li lascio giù tutti linkati così andate a vedere. Sono dei fiocchi che mi sono stati consigliati da una ragazza della 4plus. Sono dei fiocchi baby 1 kg gusto lemon cheesecake. Questo gusto è la fine del mondo, si sente proprio di limone, però non è quel fiocco chimico. Tipo, io ho provato i fiocchi della BPR, che sono molto piccolini rispetto a questi, sono molto più piccoli e sembra un po' quasi già farina. Però devo dire che il gusto limone è buono, ma non mi ha fatto impazzire perché sapeva troppo di un limone chimico. Invece questo è un limone molto delicato, l'ho usato spesso per fare i fiocchi, no, scusate, i fiocchi, per fare il porridge. Però io questi qui li voglio utilizzare, voglio frullare i fiocchi e fare comunque un dolce al limone, oppure visto che ho anche la crema spalmabile al limone, oppure farci pancake, ma una ragazza mi ha detto che io posso fare i pancake anche con i fiocchi, quindi proverò. Però secondo me frullati i pancake vengono meglio e si sente ancora di più il sapore rispetto al fiocco. Quindi io poi adoro le farine al limone, infatti ho utilizzato per tanto tempo quelle di Prodis, che io però ho smaltito ed è l'unica che mi piace. Andiamo avanti. Questa qui sono invece delle proteine sempre di bulk. Mi piacciono molto le proteine di bulk. Queste qui io le presi in passato, quasi un anno fa, di più secondo me, sì, fu uno dei primi ordini in cui presi crema e frutti di bosco. Però sono delle proteine non isolate, ma sono delle proteine whey normali. Io non vedo l'ora di provare e aprirle, perché secondo me sono molto buone. Eccole qua. Poi andiamo avanti, la mia voce mi sta abbandonando. Quest'altro barattolone della Scitech Nutrition, Scitech Nutrition. Comunque sono queste qui, un bel barattolone da 1,5 kg. Allora, può sembrare
scomodo. Invece, ok, è un po' scomodo, un po' la grandezza, però dovete considerare che 1,5 kg costa veramente, raga, un prezzo scemo, perché costa all'incirca 10-11 euro, quindi molto molto buono il prezzo. La qualità della farina mi piace molto, perché sì, c'è la farina, però non è proprio farina farina, perché all'interno sono pure pezzi di fiocchi. Quindi è veramente un misto molto bello, mi piace molto nei dolci. Ho fatto varie ricettine, di questo invece anche le donuts fit, prodotto super valido, solo che è scaduto, quindi raga, voglio smaltirlo, il gusto è praline al cioccolato. Poi andando avanti fu una delle prime farine di questo marchio, quindi il marchio BPR, che io provai e mi pento amaramente. Ed è cioccolato e arancia, non mi piace per niente, un gusto troppo forte, sembra un po' la Fiesta, ma proprio a grandi linee, ma raga non mi piace proprio come gusto, proprio il retrogusto che lascia, no, ne va anche che non mi piace, quindi proverò a fare un dolce mischiato al cioccolato fondente, forse smorza un po', e così faccio 3-4 dolci e la smaltisco, perché l'ho consumata un bel po' per fare le crepe quando facevo una settimana di rotazione. Anche questa è da smaltire. Andando avanti, un'altra farina pessima. Io, a me non piacciono le farine di MG, vi spiego anche perché, l'ho spiegato spesso nei miei video. È un gusto personale, ma noto che non è solo una mia impressione. Provando tante farine, quindi testando vari marchi, che sia Max Protein, Shitech Nutrition, BPR, Prozis, Veri Avena e chi ne ha più ne metta. Queste per me sono le peggiori, vi spiego anche perché. Io se acquisto una farina, tipo queste Kinder Cereali, non è che mi aspetto di sentire un Kinder Cereale, all'interno ci sono proprio pezzi di tipo riso soffiato, però non sa neanche di cioccolato, di nocciola, non sa di niente, è un gusto molto neutro. Non l'ho riscontrato solo con questo, anche con quella unicorno, bocciatissima, anche quella faceva parte di un vecchio video progetto smaltimento, uno dei primi che ho smaltito fortunatamente. Ho provato anche pistacchio, orribile, non sapeva di niente. Caramello e non so che caramello solo e non sapeva di niente, veramente orribili come farine, non mi piacciono. L'unica cosa che mi piace di MG sono i fiocchi. Fiocchi cookies and cream sono spettacolari, anche altri, tipo della Yummy con i pezzi di cioccolato, buonissimi. Quindi un'altra farina da smaltire, MG Kinder Bueno. Andando avanti ho un prodottino di Prozis che è super super scaduto. Protein porridge, anche questo qui lo userò per fare un porridge veloce, un porridge, mi sbaglio, proteico, sì, ho gusto caramello, sono dei fiocchi, io li frullerò o ci farò i pancake o me lo mangerò così e lo smaltirò. Poi ho un po' di mini taglie, queste qui protein, le proteine dell'uovo. Mamma mia, raga, ci feci pancake orribili, figuriamoci a bere, ma chi se li beve? Ma assolutamente no, bocciatissimi, non mi piacciono. Questo è gusto NutriChoc e questo è gusto cioccolato e biscotto. Non mi sono piaciute per niente, infatti le smaltirò, le mischierò insieme in un dolce e le leverò da mezzo, perché i valori sono buoni ovviamente, ma si sente troppo l'uovo. Ovviamente, precisazione, Giulia, egg, che ti aspetti? Se non male che sa di uovo, però raga, io così non li riesco proprio a bere. Poi, ultimi tre prodottini e poi andiamo avanti. Mamma mia, quanti prodotti! Allora, ho questi due. Secondo me, mo adesso mi sono proprio illuminata togliendo la scatola davanti che faceva ombra. Questi qui della Call of Fit. La Call of Fit, non so come si pronuncia, penso Call of Fit o Call of Fit. Vabbè, la mia bellissima pronuncia. Devo sempre sbagliare qualcosa nei miei video, altrimenti non sono io. Io questa qui non l'ho mai provata, gusto cioccolato. Mi avete detto che è molto buono come sciroppo, quindi lo proverò. Io con questo marchio mi trovo bene. E ho provato la maionese. A proposito, devo fare ancora il video assaggio delle salse. Non mi devo dimenticare. Ma che va, la posso inserire così la assaggiamo insieme? Sì, la inserirò in quel video, anche se è dolce, ma va bene. C'è anche questo caramello che mi avete detto che è buonissimo. Comunque, ritornando indietro, quello che vi stavo dicendo.
Io ho provato gusto ketchup, troppo buono, e anche maionese, raga, l'ho finita. Infatti mia sorella impazzisce per il ketchup e mia sorella è un soggetto particolare, nel senso che non gli piace mai niente. Quindi le proverò. E poi quest'altro qui del marchio, che non mi ricordo neanche il marchio. Le ho presi sempre su All Supplement, ma non ricordo perché non ricordo bene il marchio. Comunque questa mini taglia che c'ha questo avanti, che è il codice a barra, quindi non mi ricordo. Comunque è una classica crema alle nocciole. E poi andiamo alla sezione burri, sciroppi. Allora, questo peanut butter della Prozis, che ha 150.000 anni, sta ancora qui insieme a me, ma non si è alterato né niente, anche il sapore è buono, cioè anche l'odore è buono. Ed è il peanut butter al cioccolato, molto buono, cioè raga, guardate, è pochissimo, quindi lo devo smaltire. Poi un mega burro d'arachidi che ho voluto inserire nel progetto smaltimento, perché lo darò a mamma. Questo qui bisogna, è 1 chilo, quindi lo scioglieremo a metà, lo metteremo a bagnomaria e lo userà per fare una cheesecake al burro d'arachidi o qualsiasi altra cosa. Quando gli serve gliene do a metà e lo inserisce dentro i dolci, pure le deve comprare, le compra in base ai vasetti della calve del burro d'arachidi, che costano 5 euro, io ce l'ho e quindi gli do i miei. Quindi ottimo, grazie mamma. E lo smaltirà lei, però devo dire che il burro d'arachidi di Prodis è molto buono, l'ho usato per tanti anni, quindi ne so qualcosa. Quest'altro qui, sempre di Prodis, il peanut butter crunchy alla cannella. Devo sciogliere, raga, devo comprare per prima, prima che finisce questo anno, comprerò un microonde, ve lo giuro. Ve lo giuro. Farò proprio un video, farò. Peanut butter comunque crunchy alla cannella, non vedo l'ora di provarlo. Anche questo è sigillato, ma devo smaltirlo. Un altro prodottino super impolverato della MG, crema di arachidi cioccolato bianco. Anche questo è scaduto. Eccolo qua, vediamo un po', lo devo un po' ovviamente miscelare perché c'è tutto l'olio sopra, solo che il prodotto sta qua. 500 grammi, lo proverò e vi farò sapere. Anche se io, no, non provai burro d'arachidi, provai quello alla nocciola, vasetto piccolino, che non è male. Andiamo avanti con gli sciroppi. Ho questo qui mai provato, gusto cioccolato e caramello di Bulk Powder, lo proverò anche questo. Ma io penso che questo qui lo userò per dolcificare tipo i dolci, tipo farò una farina d'avena, metterò 50 ml di questo dentro, 30 ml, e dolcifico un po' nei dolci. Penso che li userò così, però prima di aprire questo qua, visto che questo è sigillato, devo smaltire ancora loro, i famosi loro, che sono questi sciroppi zero di Prodis. Questo dovrebbe essere maple sciroppo, quindi sciroppo d'acero o miele, non ricordo però. Vedete, è metà, quindi un paio di dolci l'ho smaltito. E poi anche questo sciroppo al cioccolato, raga, mi devo mettere sotto e lo devo smaltire. Ovviamente per me sono super bocciati, sono troppo chimici. Tipo io, raga, ho provato il marchio, per me ok, c'è anche una differenza di prezzo perché questi non costano molto, invece i prodotti della Calavofit costano di più. Però raga, io preferisco spendere anche 7 euro o 6,90 euro per una salsa zero, per almeno è buona, io la smaltisco. Cioè a me poi durano tanto, perché io non sono una persona, ma proprio pure in generale non è che vado appresso alla maionese, non ho mai fatto un abuso, oppure pure se c'era, anche prima di iniziare questo mio percorso fitness, appassionarmi a questo mondo, io già di mio non la mangiavo. Però ogni tanto ci stava, anche ogni tanto se mi devo mangiare la maionese normale me la mangio, il ketchup normale me lo mangio senza problemi. Anzi, l'anno scorso ho utilizzato molto il ketchup, quello classico che trovate in commercio sopra le gallette col tonno, nel mio periodo di definizione. Però devo dire che da quando ho scoperto, proprio perché quello di Prodis non mi faceva impazzire all'inizio, sì, ma poi dopo è andato sempre un po' a scemare, si sentiva troppo di chimico a più lungo andare. E quindi ho provato la marchia Calavofit e devo dire che a spendere 3 euro e buttarlo, preferisco spenderci 4 euro, 5 euro in più, però almeno ce l'ho lì, mi dura tanto e di solito a me sempre quasi un annetto mi durano, però non si è mai alterato il sapore. E poi lo smaltisco e me lo mangio, però almeno me lo riesco a mangiare. Quando voglio di un prodotto zero, che sia maionese e ketchup, me lo mangio, invece di buttarli ce l'ho in frigo e li consumo perché mi piacciono.
Quest'altra qui che io ragazzi l'ho da più di un anno ma non riesco a smaltirla ed è MG, una crema 100% naturale, crema di castagne. Mia mamma in questo periodo fa sempre il castagnaccio, quindi vediamo se lo sciogliamo e lo inseriamo all'interno del castagnaccio. È un prodotto 100%, ma ragazzi, io non riesco a scioglierlo. Si è solidificato, ma neanche in estate si è sciolto, neanche al sole, tante ore al sole, niente. Quindi lo scioglieremo a bagnomaria. E niente, io sto invasa di prodotti. Io spero che anche questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, fatemi sapere per quanto riguarda come volete vedere i prodotti, se è un video a parte oppure insieme ai prodotti, i prodotti finiti, oppure una volta ogni mese l'aggiornamento di tutto. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!